Bella tempesta, si sta avvicinando. Non so perché mi fa ricordare un film. Vediamo quale film. Non mi viene in mente il titolo. Si celò la mummia. Non c'entra niente, ma comunque va bene. Andiamo, ragazzi. È alla faccia della tempesta. Vista di persona sembra molto più grossa. Su, tenente, non è poi così male. Ciò non significa che non possa ucciderci. Ovvio. Sono più preoccupata per la guerra sulla Terra o per il fatto che nessuno ci risponda. Mi pare giusto. Sì, devo dire che la priorità, ragazzi, mi sembra ovvio che sia quella. Lì vedo dei cadaveri, scendiamo? Sì. Allora, arma sbloccata, fucile di precisione. Ma io lo equipaggerei anche subito. Ok. Qualche altra cosa interessante? Qui. Dica, dica, Che hai visto? Non parli? Vabbè, io allora proseguirei, Di qua, giusto? Entra in una struttura su Marte, sì. Attenzione, c'è gente? Ostili? Ostili? Oh, porca. Sanno che siamo qui. Gli ho fatto saltare il cervello, ragazzi, Attenzione, sono letale, Attenzione. Mamma mia, questo fucile di precisione è veramente una bomba. Boh, non sta fermo. Se te stai fermo magari ti acchiappo, Bravo. No, buono. Dove te ne vai? Dove te ne vai? L'ho preso ma non in testa. Attenzione ai fianchi, ragazzi, Vai giù così. È micidiale anche se non li colpisco in testa, sto bel fucilotto. Mamma mia! Ma veramente una strage. Una strage, ragazzi. Complimenti a me, Quei tizi erano di Cerberus, vero? Così pare. Cosa ci fa Cerberus qui su Marte? Bella domanda. Non lo sai? Non lavoro più con loro, Ash, se è questo che stai chiedendo. No, ma devi ammettere che è piuttosto fortuito. Ash, hai dei sospetti? Hai dei dubbi che io non sia con voi ma sia con loro? Assolutamente, Non diciamo cavolate. Attenti. Ah, cavolo, aspetta. Posso equipaggiare un'altra arma un po' più... Fucile di precisione? No. Predator? Oppure? Avenger. Proviamo. Proviamo. Mi butto nella mischia. Io amo il pericolo. Te sei nascosto, ma te vedo, sa? Ok. Ok, perfetto. Devo ancora prendere di mistichezza con le armi, ragazzi. C'è qualcun altro che spara. Attenzione, attenzione, eccolo. L'avete ucciso? Ci penso io. Voilà! Sembra che siano qui in forze. Già, solo alcuni veicoli. Allora, questi sono i poteri, giusto? Sì, il più veloce sul campo di battaglia. Spara al tuo nemico bruciando le fiamme. Vabbè, io direi di questo mi trovo prima di subito, no? Il che suggerisce che abbiano ricevuto aiuto dall'interno. È probabile. Altrimenti servirebbero molti più uomini e potenza di fuoco per conquistare questo posto. Sì, posso attivare questo ascensore? No, andiamo, va. Voglio una risposta chiara, Shepard. Ridaglie. Su che cosa? Tu ne sai qualcosa? Cerberus cosa ci fa qui? Perché pensi che io ne conosca i piani? Lavoravi per loro. Aspetti che creda che hai tagliato tutti i ponti. Beh, dunque, era un'alleanza temporanea di comodo, diciamo. Ci alleiamo per sconfiggere i collettori. Tutto qui. Ti hanno ricostruita da zero. Ti hanno dato una nave, delle risorse. Voglio essere chiara, non ho contatti con Cerberus da quando ho disattivato la base dei collettori. E non ho idea del perché siano qui o cosa vogliano. Dopo il ritorno sulla Terra, il comandante Shepard è rimasta sotto sorveglianza. Non poteva comunicare. Mi spiace, Shepard. È solo che... Ne abbiamo passate tante, fattene una ragione. Gli direi fattene una ragione. Però va bene, abbiamo passate tante, qualche dubbio ci sta ogni tanto, ma insomma. Non dovrei giustificarmi con te, Ash. Adesso pensiamo alle cose serie, Ash. Ti prego, fidati. Mi fido. È solo che... Ancora. Liara! Che potenza! Grande Liara! Calma, tenente. È con noi. Shepard, grazie alla dea sei viva. Liara? Mi sono preoccupata leggendo i primi rapporti. Hanno devastato la Terra. Sì, lasciarla è stata dura. Ashley, mi dispiace. Ma perché siete qui? Ordini di Hackett. Ha detto che ci avresti spiegato cosa succede. Sì. Alleluia. Finalmente un po' di risposte. Forse. Ho scoperto dei piani per un congegno Protean. Potrebbe annientare i razziatori. Qui? Su Marte? Negli archivi Protean, sì. Beh, ma lo scopriamo solamente adesso, scusate, Sappiamo degli archivi da decenni. Perché ora? Processo di eliminazione, unito a un po' di disperazione. Dopo aver ricevuto i dati sull'incidente del portale Alfa, sapevo di dover intervenire. Anche Hackett lo sapeva. L'ho contattato come informatore e abbiamo unito le forze, cercando un modo per fermare i razziatori. La mia ricerca mi ha condotta qui. Hackett mi ha fornito l'accesso agli archivi e mi ha tenuta aggiornata sul tuo stato. Volevo venire a trovarti, ma... Vabbè, tranquilla, non ti preoccupare, hai fatto la cosa giusta, tutte e due. Ero agli arresti domiciliari, non potevo fare molto per aiutarti. Credo che tu abbia ragione. In ogni caso il mio lavoro ha dato i suoi frutti. Gli archivi sono pieni di dati, una quantità incredibile. Credo di aver trovato ciò che ci serve. Finalmente buone notizie. Comunque mi sembra troppo bello per essere vero, Insomma, non mi fiderei finché non vedo, non credo. Ci crederò soltanto quando lo vedrò. Dove troviamo quest'arma? Non è un'arma, non ancora. Sono piani per un congegno. Progetti. È più di quanto avessimo prima. Come li recuperiamo? Gli archivi sono al termine di quella rotaia. Sempre che Cerberus non l'abbia bloccata. Che cosa vogliono? Già, vogliono proprio catturarti. Vogliono ciò che voglio io. Ciò che vogliono tutti. Ma perché? I Protean hanno quasi sconfitto i razziatori. Avevano un piano per distruggerli, ma non c'è stato tempo. E qualcosa di così potente da distruggere i razziatori? Potrebbe suscitare l'interesse di Cerberus. Quindi è una corsa contro il tempo. Abbiamo compagnia. Lasciamoli venire. Non questa volta, James. Cosa? Torna alla navetta. Se Cerberus arriverà agli archivi prima di noi, dovrai coprire le uscite. Ma... Subito, tenente. Si avvicinano, dobbiamo cercare riparo. Pare che ci abbiano trovato. Occhio ragazzi, Dottoressa Liara, azione, sì, va bene. Dopo vediamo tutti gli aggiornamenti, Intanto io li faccio fuori. Non puoi nasconderti per sempre. Aspetta, come si usavano i poteri della squadra? Allora, Liara, un po' di singolarità, vai, carissima. E Ash, granata infernale, proviamo. Non è un problema per chi ha poteri biotici. Grandi, grandi ragazzi, grandi. Bene, cerchiamo una via per salire. Bene, allora ragazzi, prima di... Ecco, scusate, sto facendo questo balletto, ragazzi, ma non so neanche io per quale motivo, cano. Voglio dare un'occhiata in giro alla ricerca di oggetti, di cose interessanti o utili. Cos'è questo? Ecco, vedi? Per esempio, kit medico, che potrebbero servirci, sai com'è? Da esperienza vissuta indirettamente ho capito che esplorare per cercare oggetti, ascensore usa, sì, aspetta un attimo, vale la pena, capite ragazze? Andiamo un po'. Comandi ascensore. Questa è una stazione sicura, come ha fatto Cerberus a entrare? E questo ascensore? Un attimo prima stavamo ricevendo rapporti sull'invasione dei razzi. Hanno sabotato l'ascensore. Cerchiamo un'altra via per salire. Ah, allora forse questo qui si è alzato apposta. Ne dubito, ma immagino che tutto sia possibile. Vedi che qui ci sono munizioni? Ok. No, devi salire, Lara. Io non capisco perché mi rotoli di lato e quando devi saltare t'accucci. Sarò pure io che non riesco a usare bene il pad della One. Scusa, Liara, scusa. Ok, verso questa porta, ragazzi. Qui non c'è nulla. Procediamo. Pronte? Apro, eh. Aia, aia. Mettiti a riparo. Uccidere rapidamente il soldato Cerberus. Con B, vai. Mamma mia, la violenza di questa donna. Attenzione ragazzi, attenzione. Siete micidiali ragazzi, grandissime, brave, brave. Allora, sempre stesso discorso di prima. Do un'occhiata in giro, ma non mi sembra che ci sia nulla qui. Giusto? No. Procediamo allora, vai. Lì? No, andiamo. Dobbiamo accedere al passaggio. Sì. I comandi dovrebbero essere qui vicino. Sì, qui. Qui c'è una console. Aspetta, aspetta un attimo. Allora, munizioni, guanti, ariachi e technologies. Ma prendiamo prima di subito. Come si indossano? Hanno modificato la sicurezza. Ah, da qui c'è un... Aspetta un attimo, aspetta, Liara, aspetta, eh. Arma sbloccata, shuriken. Ma, vabbè, adesso lo prendo e poi vediamo, eh. Altro kit medico. Perfetto. E qui munizioni, bene. Qui c'era un monitor. Terminale di sicurezza, usiamo. Vediamo, dai. Shepard, cerca di trovare un accesso al passaggio. Non riesco a sbloccare i filmati in presa diretta, ma... Ehi, avete visto? Chi è la donna nel video? È la dottoressa Eva Core. È arrivata circa una settimana fa. Che mi dici? Il passaggio è bloccato. Va bene, sembra esserci una costruzione qui vicino. Usciremo dal tetto. Da lì potremo cercare una strada. Bene, andiamo. Ok, abbiamo preso tutto. Allora vamos, ragazze. Non c'era niente, abbiamo detto qui, eh? No? Sì, c'è qualcosa qui. Aspetta un attimo, aspettate, scusate un attimo, aspetta. Allora, da Cameron a Exogeni Corporation. Gentile amica, grazie per la sua offerta di tecnologia innovativa e all'avanguardia, ma siamo costretti a declinare anche in questa occasione. I nostri esperti in materia di diritto di proprietà hanno preso in esame di nuovo i vostri contratti, rilevando di nuovo numerose lacune. In breve, non siamo interessati. La preghiamo di non inoltrarci altre generose offerte. Cordiali saluti, Harrison. Ok, è di rilevanza questa cosa? Sì, comunque ci ha dato 75 esperienza. Non so da buttare. Continuiamo. Qui non mi pare ci sia nulla. Siamo fuori. Sì, infatti, la vedo in tutta la sua maestosità e imponenza. Dobbiamo scendere, vai. Ok. sembra che l'alleanza resista ancora. Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la prende, arriveranno all'ultimo posto di blocco della sicurezza. Allora raggiungiamola. Sì, ma da qui no, ragazzi. Dove si va? Da che parte? Di qua? Proviamo? È l'unica via. A malapena! La tempesta sta causando interferenze! Non ho capito, James, puoi ripetere? Qual è la vostra posizione? Maledizione! Questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. Vabbè, fatto sta che hanno fatto una strage e hanno tolto la luce. Qui c'è un datapad, aspettate, Da Simon a Cameron. Cam, come si permette di rovistare tra le mie cose quella lì? Non voglio più vederla. Il mio sistema non può essere incasinato da una presunta esperta che la prossima settimana non ci sarà più. Al diavolo gli stranieri che pensano di sapere tutto, ma che non capiscono cosa stiamo cercando di fare qui. Dottoressa Eva, ma scherziamo? Ricordi cosa è successo l'ultima volta? Simon. Altri 75 esperienza. Questa è una macchinetta per il cibo. Uno snack ci starebbe bene però adesso, eh? No, non è il momento. Mi sa che non è il momento. Vabbè, scusate ragazze, scusate. Sto sempre cercando oggetti utili alla nostra causa. Ricordate che io non perdo mai tempo, ma cerco oggetti utili alla causa. Quali sono gli ordini? C'è una forza dell'alleanza qui nei paraggi. Dobbiamo tenerli alla larga dal nucleo. Controllate la prossima stanza. È tutto buio. Volete che spari alle finestre? No, se non puoi decoprire anche questa stanza. Aspettate che io intanto lasciamoli chiacchierare. Andiamo avanti. Questa sarà per l'acqua? Ma si potrebbe avere qualcosa da bere? Non da mangiare magari, che ci metterei troppo, ma da bere, che ne so, una birretta, no, Allora, vediamo, non c'è nient'altro qui da prendere di interessante, leggere, no, mi perdo niente. Vorrei far cazzate, sapete com'è? Vabbè. Allora, come entriamo qui? Da questi tizi? Alcuni vetri possono essere infranti. Non avevo letto. Ok, al riparo ragazze. E... massacro, che inizi il massacro ragazzi, Basta? Sono già morti? Mazza, è stato facile proprio, Va bene, qui c'è un morto. Qui non c'è niente. Ah, non salti, niente, ste capriole di lato dovrò vedere come riuscire a smettere di falle, perché veramente Munizioni, qui che c'è? Stazione medica, ok. E qui abbiamo un altro comandi ambientali. Non c'è nient'altro, ragazze? No. E comando ambientale sia, vai. Dobbiamo pressurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati e tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto non appena... Ora sappiamo come ha fatto Cerberus a entrare. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Quel che è fatto, Liara. Quindi non te ne fare una colpa. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione. Dai, Liara. Lo so, non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia, sei sempre lucida, anche nelle situazioni peggiori. A parte che non ho scelta, ma insomma avrei anche molti motivi per vivere, Quando la posta in gioco è così alta, penso a cosa perderei se fallissi. È un fardello terribile. Li fermeremo, Liara, insieme. Grazie, voglio crederti. Ci devi credere. La porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene, andiamo. Va bene, ragazzi. Andiamo? Ah, siamo avanzati di livello. Quindi penso che potremo assegnarci altri punti. Ma lo facciamo dopo per non perdere tempo, eh. Stazione modifica armi. Vabbè, in questo momento non abbiamo tempo né modo. Poi lo faremo. Qui non c'è niente, qui munizioni ma siamo pieni. Materiali ultraleggeri per mitragliatrice, quindi questo è un potenziamento arma acquisito, bene. E, ok, qui che abbiamo un datapad, vediamo. Da Amelia a Mike. Ehi cretino, beh, si comincia bene. Non ti chiedo come stai visto che vi divertite tanto ad attaccare il raffreddore a tutti giù al magazzino. Certo i vostri aggeggi Protean sono davvero interessanti, ma dovete smetterla di lavorare fino a notte fonda. Cercate di riposare ogni tanto, vi farebbe bene. Comunque ho mandato al quartier generale sulla Terra le vostre ultime scoperte e qualcuno sta depressurizzando l'area. Avvisate la sicurezza. La sicur è stato interrotto. È stata interrotta perché da Amelia a Mike. Bene, proseguiamo ragazze. Allerta, allerta, attenzione. Vorrei usare il fucile di precisione un attimino. Ok. Vediamo di farne fuori subito uno. Vai così. Grandissima Lara, grandissima Lara. Oh, madonna. Voglio dire, ragazzi. Ragazzi, sono un portento omicidiale. Se tu sei ferma, io lo faccio fuori dalla fessurina. Accidenti, non becco la fessurina. Ma ci posso riuscire, ce la posso fare. Adesso? Grande Lara, grande Lara, grandissima. Stessa cosa potrei fare con questo. Se becco il momento giusto. Tipo adesso. Non l'ho beccato, accidenti. Non ti mettere davanti. Chi sei, Ashley o Liara? Beh, io comunque mi avvicinerei adesso, eh. Proviamo adesso. Se tu non gli spari, lui viene avanti e gli sparo io. Vabbè, rimettiamo il fucilozzo, quello normale. Grazie Liara, molto gentile. Ricarichiamo. Vediamo se c'è qualcosa qui. Altri nemici, attenzione, eh. Fuori uno. Ricarico, attenzione. Perfetto. Dai ragazze, strage, strage. Un team di donne fa strage di uomini. Grandi. Ok, aspettate un attimo, io devo vedere qui se mi sono persa qualcosa, sai, nella foga della battaglia, no? No, non mi pare, non mi pare. Ok, possiamo andare avanti. Qui? No, niente, dai che s'accuccia. Attenzione, ce ne sono altri ragazze, eh? Aspetta che voglio rimettermi il fucile di precisione. Vai. Preso, mamma mia, la precisione di questa ragazza è fenomenale. Vediamo se riesco a prendere qualcuno in testa. Affacciatevi, cari, affacciatevi, no? L'ho preso? Vieni, vieni, caro. Ah, ho finito le munizioni. Vabbè, allora riprendiamo questo. È il momento di avvicinarsi, Lara. Senza fasti. Vai avanti. Brava. Fammi vedere se c'è qualcosa. Aspettate un attimo. Anche munizioni, vero? Visto che ne stiamo consumando a iosa, mi pare. Ok. Vai così, Laretta. Vai così, Laretta. Ok. Perfette, cioè siete perfette ragazze. Mamma mia che squadra. Un assalto omicidiale proprio. Qui come ci si entra? Non ci si entra? Peccato. Proseguiamo, allora, munizioni, benissimo. Hanno attivato i protocolli di decontaminazione. Il personale è ancora all'interno. Il personale è ancora all'interno? Come si... Comandi sterilizzatore, disattiva. Come funziona? Ah, aspetta, muovo questi e muovo praticamente, ho capito. E se, aspetta, spengo. Ma la porta? Ah, adesso si apre, ok. Allora, qui cosa abbiamo? Canna di grosso calibro per fucile a pompa. Anche subito, un potenziamento. Hanno analizzato i vari manufatti dissotterrati. Cosa hanno scoperto? Molto più di quello che potrai descrivere in una conversazione. E hanno scalfito solo la superficie. C'è un sacco di materiale zeppo di dati Protean che non sono mai stati analizzati. Ok, c'è un datapad, aspetta un attimo. Appunti personali esparsa linguista. Siamo riusciti a decifrare ben poco del loro linguaggio. In realtà quasi nulla, ma dalla documentazione visiva possiamo farci un'idea di cosa stessero studiando. Nella fattispecie, noi. Sembravano particolarmente interessati all'evoluzione dell'uomo di Cro-Magnon, a giudicare dal modo in cui organizzavano i dati ed evidenziavano certi dettagli. Per quanto possa sembrare assurdo, l'unica conclusione è che volessero studiare l'evoluzione dell'intelletto umano nel corso dei millenni. Bene. Allora, lì però c'è un'altra cosa e comunque sia... Noi mi sa che dobbiamo andare qua alla porta, giusto? Ma quindi qui aspettate un attimo. Tocca... Da qui? O è uguale? Ecco, per esempio, adesso quella porta è verde e l'oggetto si può prendere. Ma questa? Ah, si apre, perfetto. Vai, andiamo. Questo l'abbiamo letto. Qui che cosa abbiamo? Canna estesa per fucili di precisione. Raccogliamo anche subito. Ragazzi, siete pronti? Abbiamo raccolto tutto, giusto? Ok, allora andiamo. Si va per di qua. Andiamo.